questo periodo siamo io e Don Davide Zangarini, insieme finalmente alle suore minime, dall'11 di luglio, come è stato scritto anche nel giornale tempo fa, sono presenti nella parrocchia di Mapanda tre suore minime, e adesso portiamo avanti la pastorale insieme in questa parrocchia nuova di Mapanda. Ecco, adesso cerco di vivere il più possibile questi giorni insieme al presbiterio di Bologna, in modo da portare giù la bellezza del vivere insieme ai preti, per poi trasmetterlo a Don Davide, e anche per dare un po' di forza al presbiterio che è giù a Iringa. E in questo periodo abbiamo finito la casa delle suore, appunto, per l'accoglienza a queste tre suore minime. In progetto c'è la chiesa, che adesso è diventata una necessità perché i fedeli sono tanti e il salone in cui diciamo messa non è più, non basta più per accogliere tutti i fedeli, alcuni rimangono fuori. Questa è un'emergenza. L'altra emergenza è la costruzione dell'asilo, che io e Don Davide vediamo importante. All'asilo adesso quest'anno abbiamo 67 bimbi, in una struttura abbastanza fatiscente, e la nostra voglia è appunto di costruire un asilo dove poter accogliere i bambini decentemente, perché loro possano avere un'istruzione e iniziare bene.